Ciao a tutti, oggi per il Caffè con le ragazze siamo con Francesca Angeleri e Alessandra Contin, autrici di L'edonista, uscito da poco per Miraggi Edizioni. Francesca e Alessandra, benvenute, vi chiedo di presentarvi in un minuto a testa. Ciao, sono Alessandra Contin, sono una scrittrice, giornalista, di più 20 anni mi occupo di cultura dell'intrattenimento elettronico, quindi videogiochi, per le testate del gruppo GEDI, quindi Stampa, Repubblica, Secolo XIX. Mi piace moltissimo leggere e giocare. Ok, anche meno di un minuto. Francesca Angeleri, sono una giornalista. Adesso, dopo l'edonista, posso anche definirmi scrittrice, che era un desiderio mio. Collaboro da diverso tempo con il Corriere della Sera, principalmente con l'edizione di Torino, ma non solo. Mi occupo di cultura, spettacolo, faccio soprattutto interviste. Collaboro anche con altre testate, ma da quando col Corriere sarà un po' meno. Ho fatto due documentari, uno si chiama Magna Istria, l'altro si chiama Fertili Istriana. Sono mamma di un bambino di 6 anni che si chiama Leone. Anch'io sono una lettrice. Basta, non saprei più cosa. No, sul mio profilo Twitter c'è scritto bionda, buddista e mamma. Grazie. Partiamo subito allora dal fatto che avete scritto un romanzo in due, quindi vorrei che ci diceste come è nata questa collaborazione e come avete fatto a trovare un equilibrio, perché in effetti non si sentono due penne diverse nella narrazione. Ok, dunque questa cosa che non si senta particolarmente questa differenza di scrittura è per noi forse L'orgoglio più grande. sì, l'orgoglio più grande rispetto a Edo, anche perché parrebbe essere una cosa difficile da fare. Io non me l'ero posta la questione quando abbiamo deciso di iniziare a intraprendere questa avventura. L'avventura è cominciata da un'idea di Alessandra e l'ho raccontato già diverse volte. Era un periodo in cui noi ci vedevamo, andavamo a correre, era un bel periodo, andavamo a correre al Valentino, che è uno dei luoghi, dei topics proprio di questo romanzo, e lei aveva molto in testa questa figura di Edoardo, perché l'edonista, graficamente Edo è maiuscolo, no? Edo sta per Edoardo, che è il nostro protagonista. E mi ha chiesto di lavorarci insieme e io ero veramente entusiasta di lavorare con lei. Era anche forse un desiderio reciproco, no? Di provare a fare delle cose insieme. E abbiamo lavorato in maniera molto naturale, secondo me. Cioè, quello che io ho ben presente è la condivisione a 360 gradi sulla storia, cioè noi ci vedevamo, parlavamo e ognuna delle due aveva un filo che seguiva in quel momento rispetto delle vicende. Queste vicende erano condivise da subito, no? Ci siamo suddivise delle parti e devo dire chiaramente queste parti poi sono state rilette, no? Reciprocamente, insieme, sempre. Se sentite i corvi è perché siamo sul terrazzo di Grazie. Alessandra. E effettivamente è stata una scrittura fortunata, perché io non, a me non sembra, nonostante noi siamo due persone diverse, due giornaliste diverse, con ambiti diversi e scritture, interessi diversi, però questa cosa ci è venuta in maniera naturale. Direi. La questione delle due penne, quando mi è venuta l'idea, io sapevo benissimo che un'idea così non sarei riuscita a espanderla da sola. Sarei stata troppo dura. Io ho una visione molto maschile, anche un comportamento molto maschile. Mi
mi sento molto affine a un certo gusto maschile, però avevo voglia di scrivere questa storia e mi serviva una persona che smussasse e mi aiutasse a entrare più in sintonia con una parte di un giovane uomo che sì ha molte asperità, ma i giovani d'oggi sono anche molto più in qualche modo fluidi, come sì, cioè, fluidi, romantici, ondivaghi anche per certi versi, no? E il giornalismo, il fatto di scrivere per i giornali ha aiutato come in questa scrittura, o è stata una cosa che avete dovuto mettere da parte e cominciare un'avventura totalmente nuova? Beh, per me è il quarto romanzo, quindi non so neanche più quanti racconti ho scritto, però è il primo che firmo con il cognome, perché gli altri che ho scritto praticamente per il gruppo Mondadori ho sempre usato Alessandra C. Questo invece ho voluto proprio mettere il cognome per intero. Per quanto mi riguarda, quando scrivi un romanzo dovresti avere tempo per chiudere il giornalismo in una parte. Sono due scritture molto diverse. Nel giornalismo ti puoi permettere di avere una vena più letteraria su certi tipi di articoli, ma se la tua vena letteraria copre la voce della notizia, quello inizia a diventare un problema. Ma io sicuramente, io ho iniziato a scrivere per il Manifesto, giornale per cui ancora spesso collaboro, soprattutto per Alias, e quello è un tipo di giornalismo molto letterario, no? Culturale. Quindi, come dire, io nella mia scrittura, che era molto la scrittura del periodo in cui abbiamo scritto Edo, mi sono sempre sentita molto libera, altrettanto libera in termini di contenuto. Io sono al Corriere, ma quello che dice Ale è vero, cioè nel momento in cui la tua scrittura, nel momento in cui la tua vena, no, un po' più letteraria, poetica, intanto te lo devi un attimo poter permettere, no? Cioè devi arrivare a dei livelli per cui è Massimo Gramellini che scrive, non cioè quella è la priorità, ecco, dico uno come Gramellini, ma ce ne sono mille, cioè devi essere un editorialista. E io sicuramente al Corriere mi sento molto libera nei contenuti, ma ho imparato il giornalismo più rigido, più sobrio, no? Detto ciò, scrittura per me aiuta scrittura. Cioè io non credo di avere bisogno di appartarmi, no? Mentalmente, avrei solo bisogno di tempo. Di tempo e di... Ecco, credo che, tra l'altro recentemente ho intervistato Donatella di Pietrantonio, che vogliamo dire, insomma, e lei mi ha detto che lei fa la dentista e che era riuscita a dividere la sua settimana, cioè si era presa questo lusso, no? Tipo 2 giorni andava in studio e gli altri scriveva, e secondo me questo sarebbe il top. 2 giorni scrivo per il giornale, che comunque ti dà una dimensione quasi, cioè il quotidiano per cui scrivo io è un po' secondo me come chi fa il medico in ospedale, cioè tu a un certo punto, cioè, desideri quel giorno in cui non scrivi, ma quando non scrivi, sì, è vero, ti senti un po' anche cosa a disagio. Facciamo? Allora, cioè, ecco, il mio sogno sarebbe quello, riuscire veramente a psicologicamente poter dividere la mia settimana, ecco. Però, come diceva Beethoven, meglio mai un giorno senza una riga. Io ci vivo benissimo. Per citarne uno. No, l'ho letta questa cosa recentemente, lui che era, no? Ma un giorno senza una riga, meglio di no. Ecco, in copertina c'è questo ragazzo con la luna, no? Che è il nostro Edoardo, il nostro edonista. Bello, eh? È bello. È bello, sì. È bello come, diciamo, come il bassista dei Clash. E
ce lo descrivete un po', perché comunque il punto di vista è suo, la storia è sua. Bene. È bello come bassista dei Clash, perché mi sono su quello mi sono proprio puntata, mi sono rifiutata di metterci musica brutta, quindi lui vuole diventare anche, non spoilerare, no? Vorrebbe, la sua passione è anche la musica, anche la legge, diciamo che convivono. Edo è un ragazzo post-adolescente, contando che nella nostra società l'adolescenza ormai si protrae all'infinito, diciamo. Sì, ormai sento dire giovane a persone che hanno 30 anni. Ma di più, 50 anche. Giovane regista a, cioè, 50 anni. Che secondo me questo epiteto comunque sminuisce in qualche modo la persona, no? Questo protrarre questa adolescenza ti mette un piano un po' più basso. Invece è un tardo adolescente, tra tardo adolescenti, cioè un giovane. Si laurea Edo comunque, sì, si sta laureando. Come gli universitari di quest'epoca, diciamo che la sua vita è leggera. Oltretutto, essendo di ottima famiglia, la sua vita è molto leggera. In apparenza, perché in realtà... Ma in realtà noi per le mani abbiamo una storia... ecco, prima che uscisse il romanzo e mi chiedevano ma com'è questa storia, io dicevo ma la descrivevo anche in maniera leggera. In realtà Edoardo è un ragazzo tormentatissimo, è un narcisista... E bellissimo, perché noi ce lo volevamo bello, mi spiace. Forse è anche il bello del bassista dei Clash, ecco. Bello, secondo me è più bello. Da giovane Simon era molto bello. Sì, però lui è più buono, come si può dire. Tra l'altro questo disegno stupendo, voglio subito citare la fonte, Andrea Raviola, artista del duo dei Coniglio Viola, che gli sono bastati tipo 3 minuti in conversazione con me. No, dice, e dopo forse mezza giornata avevamo la copertina. Tra l'altro lui ha fatto anche recentemente l'ultimo video di Loredana Bertè, quindi insomma, per lui questa copertina è stata abbastanza facile da... Sì. Cioè, tra noi e la Bertè diciamo che eravamo più facili noi. Edo vive una vita estrema in realtà, perché questa leggerezza che poi va a fondersi con un vuoto enorme che lui ha, e che poi in realtà gli naviga intorno, va a fondersi con appunto questa necessità, come hanno poi i giovani, che è normale. Perché quasi tutti gli amici di Edo all'apparenza sembrano frivoli, senza problemi, è molto esteriori, cioè deeply, dicono superficiali. Proprio appena sotto il pelo dell'acqua. Però andando avanti nella lettura si capisce che, come nella realtà, qualsiasi ragazzo oggi ha tutta una serie di tormenti, si fa delle domande. Non è facile. Sì, lui ha tutta una serie, ha degli approcci disfunzionali con diverse cose. Noi ci siamo messe in gioco molto, anche perché questo è un libro che ha un'impronta erotica molto forte, molto maschile, qualunque cosa voglia dire oggi maschile, e molto disfunzionale anche, no? Quindi tutta, ed è secondo me un tema importante del romanzo, proprio perché in quella sua sessualità estrema, lui cerca un suo modo di vivere, un suo modo di essere, ma anche no? Un suo modo di avere un blank, certo, di chiudere con tutto quello che lo circonda, avere quell'attimo in cui non pensa a nulla, perché in realtà Edo, essendo poi un
sostanzialmente il piano sequenza, senti anche i suoi pensieri, e lui è anche abbastanza ossessivo quando entra nelle sue, nel suo turbine mentale, questo. Sì. Quindi è un bad boy, ma dai, non troppo. E diciamo che incarna un po', ecco, anche l'anima delle due città in cui lo fate un po' vivere, no? dei posti in cui lo fate vivere, che sono Torino e Londra, Brighton, no? Ha un po' l'anima più decadente magari della nostra Torino, e l'anima un po' più frizzante, ma comunque molto tormentata, anche di una città come può essere Londra, così, che è quella un po'... C'è un passaggio. C'è un passaggio, però il suo collega del manifesto Silvestri... Collega, cioè no, il signor Sensei Silvestri, che è uno dei pochi critici cinematografici che ho sempre seguito, perché io non amo collega molto il cinema. Sensei proprio, sì. Ha detto una cosa bellissima, perché ha detto il punk che incontra Truffaut, cioè c'è il discreto fascino della borghesia. Questo ci tengo a dirlo, perché Roberto, quando ha detto questa frase stupenda, un acquatico. Sì, ma questo l'ha detto non dopo aver letto Edo, ma dopo aver visto il book trailer, sì, che è fatto benissimo secondo me, sì. E chi lo vuol vedere lo trova su YouTube. Però quella definizione mi ha fatto molto, sì, ridere, perché era assolutamente centrata il in punk che modo. Incontra Truffaut, sì. Sì, cioè, ma perché hai ragione, sì. Il book trailer arriva un po' da questi brani che si ripetono più volte nel libro, che è giornate fotocopia, lezione, aula studio, canottaggio, certo, con variante. E non con varianti, quelle che lì cominciano proprio i pensieri di... Ma lì ci siamo anche presi un po' in giro, perché le varianti le abbiamo chiamate disturbia, quindi... Sì, disturbia mentina, disturbia cappuccino. Sì, no? Beh, perché lui è tremendo, eh. Poi ci sono gli amici, insomma, è proprio un romanzo di formazione di questo Edoardo, possiamo dire, no? Alla fine. Edo, sì. Sì, 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 il nostro Edo. Edo, nome non casuale, ma molto diffuso in questa città. Anche sì. Per tutte le stagioni, cioè, sai che ci sono quei nomi, le stagioni un po' c'hanno dei nomi, tipo, che ne so, quando ero piccola io andava un sacco Sofia, che tra l'altro c'è pure, sì, nel, sì, libro, sì, certo. Invece Edoardo, però poi scompaiono magari, no? Edoardo invece è un nome che a Torino c'è sempre. Giacomo e Edoardo sono due evergreen, sono belli anche, devo dire, e infatti il padre, quindi, cioè, sì. Sono proprio due nomi tipicamente torinesi. Non mi resta che farvi l'ultima domanda, visto che abbiamo parlato già di molte cose, ma senza rivelare troppo, perché è tutto qua da leggere. E l'ultima domanda è: con quale scrittrice o donna che per voi è particolarmente importante vorreste prendere un caffè e scambiare quattro chiacchiere? Ne vuoi di tu? Dico io. Io sono due e le inviterei a cena, e sono Debbie Harry, la cantante dei Blondie, e la Bigalow, l'attrice Bigalow. Perché sono due donne che hanno segnato moltissimo la mia vita. L'unica donna che io abbia mai invidiato è stata Debbie Harry, perché ha vissuto un periodo in cui avrei voluto vivere io, avrei voluto essere al CPGB a New York quando la frequentava lei. E la Bigalow, vabbè, naturalmente ha vinto un Oscar, e questo secondo me è stato molto importante, ma ha vinto un Oscar con un lavoro che non ha genere. Cioè, quando mi dicono, ah, perché la Bigalow fa film per uomini, per questo piace tanto. Questa cosa del genere poi è importante, questa cosa, sì, del genere, perché
Ale l'ha detto più volte, spero di dirlo come lo sa dire bene lei. Cioè, questo è un esperimento, questo libro anche sul genere, no? È una scelta di utilizzare, che due donne utilizzino una prima persona maschile e che abbiano un approccio anche così tosto in qualche modo. Cioè, proprio la nostra idea era, Non c'è una non ci sono lettura generi femminile? letterari. Sì, non c'è. E nello stesso romanzo la stessa voce può cambiare più volte. Esatto. Può esprimere molti generi, perché sì, è un romanzo di formazione, ma è anche un romanzo per young adult. Quindi. Io sono molto contraria alle etichette, ma soprattutto sono contraria a quest'idea che esista una letteratura in qualche modo femminile o che ce la vogliano spacciare per tale. Tutte le donne possono scrivere con voci diverse, che cambiano Idem per poi, gli uomini, ovviamente, no? uguale, Solo che lì, naturalmente. anche lì, ovviamente viene vissuto in maniera più naturale. Per quel che riguarda la mia scrittrice, io ci ho pensato un po' e direi che forse quella che vorrei veramente conoscere è una che sicuramente è stata formativa per me, parlando di romanzo di formazione, che è stata Banana Yoshimoto. A lei mi ha proprio, io credo di aver iniziato a desiderare di scrivere dopo Kitchen, quindi lei, che tra l'altro mette tantissimo il cibo nei suoi romanzi, mi piacerebbe molto. Bene, io che dire, il nostro progetto, il progetto mio di Irene si chiama Contemporanea Parole Storie di Donne. Voi state dimostrando che state portando anche le parole e storie di uomini nella letteratura scritta da donne e quindi è bellissima questa cosa. Sì, ma sì, è Esatto. così. E quindi Grazie. vedo Grazie. nulla per tutti. Grazie. Grazie a Grazie a tutte voi, e a grazie a tutti, tutti. grazie.